Ciao ragazze, oggi andremo a realizzare una calla. Non andremo a fare la classica calla di colore bianco, io l'andrò a fare di questo rosa che è il rosa pastello del Fimo. Come vedete, come colori vi serviranno solo quello principale per fare la calla e quello per fare il pistillo dentro. Allora, noi partiamo appunto da una pallina di Fimo colorata e andiamo ad appiattirla. Una volta averla assottigliata di un paio di millimetri, un millimetro e mezzo, cerchiamo appunto di, mentre la assottigliamo, di darle questa forma stile ovale. Poi con le mani andiamo a lavorarla per darle una forma tendente alla punta, in questo modo, no? Così. Come vedete, non deve essere preciso perché comunque i fiori non hanno mai dei petali precisi. Una volta che abbiamo creato la nostra punta, dobbiamo, come vedete, andare a richiuderla decidendo bene o male la dimensione che vogliamo fare. A questo punto, prima di unirli, prendiamo il nostro Fimo giallo e andiamo a farlo diventare un salamino, cercando di far avere una punta più sottile che va a ingrandirsi in questo modo. Così, vedete? A questo punto noi riprendiamo il nostro fiore, adesso mettiamo un po' a posto la punta. Applichiamo il nostro pistillo così all'interno e andiamo a richiudere su di esso il Fimo rosa in questo modo. Gli eccessi li andiamo ad eliminare col taglierino. Così. A questo punto siamo quasi alla fine. Prendiamo uno stuzzicadenti o se avete anche il punteruolo e andiamo a, scusate, non ve lo sto facendo vedere, una volta picchiettato tutto il pistillo, la nostra calla è finita.